sono interessato solo di un fantasma, perché interessarsi di tanti fantasmi sarebbe sospetto che un medico sarebbe perseguitato da fantasmi di quelli ha fatto passare la mia vita. Dunque, la storia del fantasma comincia in pratica con un altro scrittore. In fondo al libro che l'ha preso non c'è una bibliografia, ma ci sono delle immagini, sono le copertine dei vari libri in cui è comparsa la storia di Veronica, la tragica storia di Veronica Ricci e di Caterina Canacci. Ma la storia del fantasma comincia praticamente nel 1910. Nel 1910 Giovanni Magherini Graziani, che è uno scrittore fidinese, scrive questo libretto che si intitola In Val d'Arno. Quello in pratica, per chi è un passionista di cose antiche, è anche uno spunto per fare una caccia al tesoro, per ritrovarlo, perché è rarissimo. In questa storia, in pratica, è morto da poco il fratello Giuseppe Lambruschini, che muore l'anno dopo, la morte del passaggio di vita dopo la morte di Raffaello. In pratica lo scrittore si ferma in questa villa, viene aperto, viene ricevuto da quello che era il casiere, che si chiama Cecco, e lui si trova dormendo e usando questa villa a questa scena di queste due donne, una bionda e una bruna, che si inseguono alternativamente con dei coltellacci, e questo dà origine a quello che è il mito del fantasma. In realtà il fantasma di Veronica poi viene nell'immaginario degli infermieri che lavorano nell'ospedale. Tenete presente che la villa, come ha detto il professor Bonatti, viene da uno stanziamento dei francesi della foresta del 1200, poi passa di mano in mano fino ad arrivare in pratica, per il fatto che Costanza Serristori è l'ultima rampolla dei Serristori, non ci sono figli maschi, e nel matrimonio con Salviati fa sì che la villa diventi di proprietà dei Salviati. La targa che ricorda l'episodio di Veronica, di cui parlerò rapidamente, in pratica nell'immaginario dell'infermiere fa attribuire alle manifestazioni che si succedono negli anni, da quando appunto l'ospedale è popolato, questa villa è popolata da gente che viene ricoverata, personale medico e infermieristico, per cui il nome che è dato all'apparizione è Veronica. Ora, come ho detto un'altra volta, nessuno l'ha mai intervistata, non si è mai dichiarata, né ha fatto vedere un documento per dire sono io il fantasma, per cui tutte le storie che sono state scritte riguardano Veronica Cecco. La vera storia di Veronica, che sapete bene, che la storia non è fatta di verità. Se uno va a ricercare qualsiasi antecedente storico, trova dei documenti che attestano, non è detto che i documenti siano veri, e gli spazi che ci sono fra un documento e l'altro vengono riempiti dalla fantasia degli scrivi. Quindi, quanto più ci si allontana dall'epoca, non successe le cose, più la leggenda e il mito prende possesso di quello che è la verità storica. Quello che scrive realmente l'episodio di Veronica Cecco e Caterina Canacci è Edoardo Corazzini. Lui scrive questa documentazione nel 1905 e fa riferimento a degli atti processuali che riguardano Bartolomeo Canacci. Per chi non conosce la storia, molto rapidamente, i Salviati, che erano proprietari della villa, fanno fare al loro rampollo nel 1623 circa, quando lui è ancora giovanissimo, fanno fare un matrimonio di interesse con la figlia del principe di Massa, Veronica Cecco Malaspina. I due ragazzi si sposano, Veronica non riesce a avere figli, tant'è vero che c'è una documentazione reale del fatto che loro vanno a Montevarchi a donare lo stensorio della reliquia del latte, in quell'epoca era pieno di croci, di pezzi di croce o di reliquie del latte, per avere un figlio. Figlio che il Corazzini parla di tre figli, in realtà questo non si trova da nessun'altra parte. I due passa il tempo, quando si arriva nel 1633, che è un anno tutto sommato abbastanza particolare nella storia dell'uomo, Firenze, come tutta l'Italia, è stata devastata dalla peste di Manzoni. In quell'anno lì Galileo viene costretto a giurare davanti al Tribunale del Sant'Uffizio a Roma nel giugno del 1633. Jacopo conosce Caterina Broci, sposata in Canacci. Caterina, secondo la leggenda, è una bellissima ragazza, era stata data in sposa a questo vedovo,
più anziano di lei, si separano per un contenzioso, perché in effetti Giustino aveva dei debiti nei confronti della famiglia Broge per nascosto dei documenti. Caterina va a vivere con una fantesca, non usava a quei tempi. Tutto questo si svolge a Firenze con questa signora di Scarperia. In pratica un parente di Caterina la presenta a Jacopo, nasce quest'amore e i due cominciano a frequentarsi in maniera assidua. Fino a che Veronica viene informata del fatto che il marito ha un amante. Le due donne, questo sempre secondo la leggenda, perché questo non si trova in nessun documento, si incontrerebbero nella messa di Natale nella chiesa di San Pier Maggiore, chiesa che non esiste più a Firenze, si scontrano e nell'occasione Caterina dice a Veronica che lei aspetta un figlio da Jacopo. Questa è la classica goccia che fa traboccare il vaso, per cui Veronica si mette d'accordo con i figli di Giustino e in pratica fanno venire dei sicari da Massa e nella notte di Capodanno uccidono sia Caterina che la confisca. Gli assassini portano la testa di Caterina a Veronica, Veronica l'ha fa trovare nella cesta dove c'erano i panni puliti, il primo dell'anno, un trace il primo dell'anno per Jacopo, che trova la testa della Massa. Allora Jacopo non si può vendicare perché il Malaspina sono in un perfetto accordo con Ferdinando II dei Medici e lui ripudia Veronica. E a questo punto entra il discorso del gestomino dei figlini, perché lì il canonico dice che Veronica si trattiene qui per 20 anni, e questo non è vero, anche questo fa parte della licenza poetica, perché Veronica non si sa quanto si trattiene qui nella villa, in realtà è di proprietà del marito, ma poi si trasferisce a Roma. E questo resiste un reale carteggio di lei con dei cardinali, perché lei si mette a fare delle opere pie e muore nel 1691 all'età di 80 anni e è realmente sepolta nel Duomo di Massa. Questa è la vicenda storica del supposto fantasma. E la cosa che interessa poi effettivamente è se realmente qui ci sono delle apparizioni. Allora, io che sono stato gli ultimi 5 anni della mia carriera qui all'ospedale Figlini, non ho mai visto nessun fantasma, sono come Carlattini, che c'è stato più di me che dice non ha mai visto. Ora io sono convinto, effettivamente poi ognuno la pensa come vuole, perché la metafisica è un campo molto particolare. Come ha detto il professor Bonatti, c'è una strana tendenza a pensare che chi crede è di livello inferiore, che invece è uno scienziato, anche se poi quelli che dicono sono scienziati non hanno la minima idea di cosa sia la scienza, è un universo estremamente complesso e non è una nuvola, una specie di divinità che sta sopra gli uomini, è una cosa che ha enormi buchi, come ce l'ha peraltro la religione, non è praticata dagli uomini. Ad ogni modo, io ho conosciuto almeno 3 persone che dicono di aver avuto questa apparizione e che sono assolutamente degne di fede. E l'ultima successe circa 6 anni fa, in una sera di ottobre, una domenica, che una infermiera, uscendo dal pronto soccorso, era stata di guardia, timbrando il cartellino qui del sotto davanti alla sala gessi, perché la struttura qui che è bellissima, c'è anche la parte inferiore, addirittura pensate, come diceva il dottor Grifoni, che sembra ci fosse un passaggio fra le cantine qui che arrivava alla casa grande Serristori, cioè che era un passaggio anche molto importante. Per cui in pratica l'infermiera esce, attraversa l'atrio e nell'angolo della scala che avete salito obbligatoriamente per arrivare lassù, vede una figura, una donna con un camicione bianco che è ferma nell'angolo. Lei svolta l'angolo per andare alla macchina, poi ci ripensa, dice ma non sarà mica per caso una paziente, era ottobre, non era caldissimo, era la sera, torna indietro, la figura non c'è più, nel buio totale, non era certamente scesa, come avete visto la scala è anche abbastanza difficile salirla senza far rumore. Ad ogni modo lei rimane sconvolta, se ne va. Il lunedì mattina mi chiamano, c'era il dottor Barbieri, nel libro che lui c'è la fotografia, e nell'angolo dove lei aveva visto la donna c'è un'impronta sul muro, è un'impronta di un piede scalzo, un piede evidentemente di donna, è un piede di qualcuno che ha camminato,
perché se voi fate un esperimento, vi levate una scarpa e provate a mettere fare un'impronta nel muro, non ce la fate. L'impronta poi non so se è stata ridimita o se è stata cancellata o qualcosa del genere, di fatto non c'è più. Quindi nel libro trovate la documentazione dell'impronta, che non è una prova assoluta dell'esistenza del fantasma, ma questo è il racconto come è stato fatto a me. E più ci sono anche, non vi voglio rubare il piacere di leggere questi episodi, come li hanno raccontato a me. In questo corridoio c'era a volte quelli che chiamavano gli spetti di Veronica, libri buttati in terra, oppure impronte sul pavimento, quelle che faceva le pulizie, era stato buttato giù. Ad ogni modo è una bella storia e ha avuto, oltre alla nostra rappresentazione teatrale, ne ha avute altre precedentemente. Guerrazzi ha scritto e sono state portate sul palcoscenico a delle loro rappresentazioni. Nel titolo lì vedete scritto la duchessa di San Giuliano, non nel titolo ma nelle immagini che ho messo in fondo. Perché anche questa è una cosa interessante, perché il Papa Urbano VIII, che era Maffeo Barberini, il Papa che della viuda di Galileo, quando si sposarono fece passare, consentì che il marchesato dei Salviati diventasse un ducato, perché il Papa era più importante. Per cui delle volte si trova scritto la marchesa di San Giuliano, ma non è esatto, in effetti è la duchessa di San Giuliano. Quindi io chiuderei qui, se avete qualche domanda, 5 minuti posso rispondere, poi do la parola alla dottoressa Cangusti che ci illustrerà le due opere di Celeste. Un'ultima cosa, nel libro c'è un quadro che io spero in futuro, poi questo chiederò a Davide, più potente, se si può fare, se c'è qualcuno dell'amministrazione finita. C'è un quadro che rappresenta l'episodio di Veronica che porta la testa al marito. Questo quadro è di Giuseppe Altamura, che era un pittore del 1800, e in pratica questo quadro è al Museo Civico di Foggia. È un quadro enorme perché Giuseppe Altamura ebbe delle frequentazioni e probabilmente incontrò anche Gisto Sarli, perché quello stile lì di rappresentazione, sembra una fotografia, è molto simile a quello che per esempio è al Palazzo Pretorio. Quindi sarebbe anche interessante, in una sorta diciamo di gemellaggio fra quelli che detengono insomma delle vestigia di Veronica, poter far arrivare il quadro a Figlini e magari tenerlo qua per una settimana, sarebbe anche interessante. Vi ringrazio, se c'è qualche domanda rispondo molto volentieri.